non appena ci sono delle novità ci tenga costantemente informati. Se c'è la necessità, convochiamo una commissione per fare degli adeguati aggiornamenti quando ci sarà la necessità. Oggi ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale, diciamo che questo aggiornamento c'è, però mi raccomando, non abbassiamo la guardia su una cosa del genere, perché ne va della credibilità dell'ente e anche della qualità del rapporto nei confronti dei cittadini. Bene, grazie consigliere. Passiamo al punto successivo, che è l'interrogazione presentata dai gruppi consigliari Ora si cambia, Linea Civica e Fabbrica Comune per la Sinistra, relativa al Mercatale e agli eventi previsti in Piazza della Vittoria. Illustrazione, Borgherini. Sì, grazie. Allora, io come al solito la leggo, così non si sbaglia. Premesso che la manifestazione mercatale ha negli anni incontrato sempre maggior gradimento nella cittadinanza, arrivando ad essere un appuntamento atteso tanto che la stessa amministrazione ne ha autorizzato la cadenza quindicinale. In data 26 marzo si è svolto l'evento denominato Mercatale sul lato Unione dei Comuni Madonna del Pozzo, invece che all'interno della Piazza della Vittoria, nonostante la piazza fosse libera. Questa scelta ha comportato la chiusura del tratto di strada summenzionato, causando un inutile disagio. Considerato inoltre che attualmente lo stato generale della piazza, ovviamente questo si rifà allo stato precedente alla celebrazione del 25 aprile, dove giustamente la piazza si presentava in delle condizioni quantomeno accettabili, però diciamo, a testimonianza di questo, invito sicuramente siamo quasi tutti empolesi, se non tutti empolesi, in Piazza della Vittoria ci capitiamo tutti, spero che non si neghi che alla data di questa interrogazione c'era una fontana impresentabile, perché quella ai limiti della salubrità pubblica, perché ci sarà stato fra un po', ci mancava le rane lì dentro perché era verde, non dico una fesseria se dico che quella fontana era verde. E la piazza centrale di Empoli aveva il prato, l'unico pezzo di prato che c'è rimasto, completamente a chiazze, buttato lì come se fosse un angolo di periferia, ammesso che la periferia debba essere in qualche modo gestita in questo modo. Quindi spero e mi auguro che nella risposta si faccia riferimento e si spieghi lo stato di quella piazza e non il fatto che si sia già risistemato, e come periodicamente questo fatto del degrado di Piazza della Vittoria si riverifichi in maniera abbastanza costante. Quindi mi aspetto e butto la palla un attimino oltre l'ostacolo, aspettando che la risposta sia responsabile da questo punto di vista. Considerato inoltre che attualmente lo stato generale della piazza, dei marciapiedi, della vasca e del prato versano in condizioni non accettabili per uno degli spazi più importanti della città, interrogano la Giunta per sapere le motivazioni che hanno portato la Giunta a programmare la manifestazione di Mercatale non all'interno della piazza, quali interventi sono previsti per ripristinare il decoro della piazza, gli interventi programmati nella stessa piazza in base agli accordi presi con soggetti terzi e per quale tipologia di manifestazioni, quale posto questa amministrazione intende dare a Mercatale nella calendarizzazione degli eventi previsti nella piazza. Grazie consigliere, la risposta assessore Ponzo. Buonasera, spero di poter dare una risposta responsabile, dai. Allora, le motivazioni che hanno portato a programmare la manifestazione non all'interno della piazza le spiego brevemente. L'associazione Mercatale agli inizi dell'anno fece una proposta per raddoppiare l'evento. E quando fece questa proposta io l'accolsi favorevolmente, perché comunque cioè, è un evento di qualità prima di tutto, e che richiama anche persone da fuori e porta valore aggiunto comunque alla città di Empoli. La risposta fu due cose sostanzialmente. Dissi: guardi all'associazione, prima di tutto va cambiato il disciplinare, perché il disciplinare comprendeva solo un evento per quanto riguardava Mercatale su Empoli, e la seconda richiesta era, in virtù della politica che stiamo facendo sulla valorizzazione delle piazze, se la
il quarto sabato, il secondo evento che veniva richiesto si poteva fare, effettuare in un'altra piazza. Come dal regolamento di aree pubbliche, le piazze previste, oltre Piazza della Vittoria, erano Piazza Ristori, Piazza Matteotti e Piazza Guido Guerra. Poi se ne potevano aggiungere anche altre, la proposta era stata fatta anche per fare in Piazza Gramsci, perché poteva essere funzionale per parcheggiare e poter fare gli acquisti. In quanto Piazza Farinata degli Uberti era stata esclusa di default, perché per loro era poco funzionale da questo punto di vista. Quindi avevo accolto favorevolmente la richiesta, ma noi come giunta avevamo accolto favorevolmente la richiesta, però ecco, quello che avevamo chiesto è: facciamo un'altra piazza, perché visto l'effetto traino che l'evento porta, possiamo valorizzare un'altra situazione. Loro hanno, diciamo, rifiutato questa proposta, l'associazione può testimoniare, e hanno detto: guarda, pur di non andare nelle piazze proposte, diciamo, accogliamo anche, cioè ti proponiamo di farlo nell'alternativa che a volte ci è successo di fare, no? Nella contemporaneità a volte succedeva che in Piazza della Vittoria la piazza centrale fosse piena, e quindi mettevamo questa appendice lateralmente per poter mettere insieme i due eventi. Quindi l'associazione ha richiesto appunto: guarda, noi ci va bene, pur di farlo in Piazza della Vittoria, ci va bene farlo anche nella soluzione B. Quindi a questi punti abbiamo detto: vabbè, accogliamo la proposta da parte dell'associazione. Quindi è stata una proposta da parte dell'associazione di poterlo fare in quel luogo. Come mai abbiamo risposto di farla, ecco, risottolineo come mai abbiamo risposto di farla in un'altra piazza? Anche perché per non intasare sempre Piazza della Vittoria, il fatto che comunque viene richiesto, no? Ci viene a volte accusato di fare tutto in Piazza della Vittoria, e quindi l'avevamo detto proprio per questo motivo, cioè valorizzare un'altra piazza. Quindi la proposta sostanzialmente è stata fatta dall'associazione e noi abbiamo accolto quello che l'associazione ci ha richiesto. Per quanto riguarda gli interventi previsti per la piazza, sarà fatto il restauro. Ad oggi è previsto solo il restauro per il monumento dei caduti. Questo attualmente è l'unico intervento che viene previsto per la piazza. Per gli eventi programmati, mi sembra sia per quello, in piazza della Vittoria, oltre a quelli standard di Notte Bianca, Impolissima e Nottissima, ci saranno altri in maniera molto polverizzata, però la nostra intenzione è quella di promuovere, se qualcuno ci propone degli eventi, di farlo, come è successo per il mercato europeo, in altre piazze. Quindi diciamo manteniamo quello che è stato fatto fino adesso e suggeriamo chi si propone di poter fare eventi in altre piazze. Quale posto per la calendarizzazione? Il Mercatale è già stato inserito nel programma di Toscana nel Cuore, per cui il Mercatale ha un posto principale per quanto riguarda Toscana del Cuore, il portale dell'Unione dei Comuni, per cui diciamo ha un ruolo molto importante da questo punto di vista. Evidenzio solo una cosa: il passaggio che è stato fatto con l'associazione, ecco, questo gliene rendo merito, perché non so se è stato visto, no, comunque è stato fatto prima. Mercatale era in carico al Comune e poi dopo è stato dato in gestione all'associazione Mercatale. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato da parte dell'amministrazione un risparmio totale di 22.000 euro, perché per n voci che c'erano contemplate. Quindi insomma, ecco, questa cosa qua vorrei sottolineare e ringraziare l'associazione Mercatale. Grazie Assessore. Borgherini, prego. Grazie Presidente, ma sostanzialmente ancora non riesco a comprendere come mai, in assenza di altri eventi programmati, non si sia comunque premesso che il ragionamento in generale può essere anche giusto, cioè il fatto che uno spazio non sia per forza dedicato a un evento
in special modo, soprattutto se si hanno tante altre piazze e comunque si hanno altre iniziative di altre associazioni. Quindi su questo non sussiste il problema. E non sussisteva neppure a margine, diciamo a monte dell'interrogazione. Cioè, quello che mi faceva capire era come mai, in assenza di un evento programmato o programmabile, o comunque neppure di una richiesta da parte di un'associazione, si è voluto fare quella manifestazione al lato della piazza. Questo proprio non l'ho capito. Cioè, e poi anche la scena che si è vista era brutta, perché Mercatale è comunque una iniziativa che, al di là di dove viene fatta, quindi per quanto mi riguarda non è che proprio sia per forza legata a Piazza della Vittoria, ma per la natura stessa della manifestazione, per la qualità, per il legame con il territorio che rappresenta, è sicuramente una cosa importante, una cosa ben fatta, una cosa ben organizzata. Però quello che non mi torna è, in quel contesto, avendo una parte della piazza chiusa e la piazza centrale completamente vuota, in un contesto in cui c'erano il prato completamente abbandonato a se stesso, la fontana spenta con le rane che ci saltavano dentro, la parte dei marciapiedi che, nonostante, insomma, la piazza poi alla fine è stata fatta nel 2002, sbaglio, qualcosa del genere, abbia già tutti quei problemi strutturali su cui effettivamente non si è voluto o non si è potuto intervenire, perché oggettivamente quelli sono problemi che sono concreti, perché ci sono marciapiedi rotti, ci sono comunque dei problemi legati a una causa che sappiamo bene essere lunga più della notte dei tempi, contro la Calvani, qualcosa del genere, il nome non mi sovviene in questo momento, quindi una questione assolutamente vecchia, però appunto talmente vecchia che si parla del 2001. Cioè, quindi quei problemi strutturali che si sono verificati su quella piazza sono un problema attuale, cioè nel senso ci sono, ed è comunque un punto centrale per la città, qualcosa bisogna pensare di fare o bisogna programmare a fare, perché non basta purtroppo soltanto il restauro del monumento, che però è una cosa importantissima, fondamentale e attesa da tutti. Ciò nonostante, ovviamente, in assenza di un evento programmato, non si capisce come mai la piazza sia stata lasciata vuota sia stata chiusa una parte della piazza e della viabilità. Non che questo causi dei disagi enormi per i cittadini, io non sto sostenendo questo, ma mi piacerebbe capire con che criterio si impone una cosa del genere, cioè con quale finalità, perché finisco poi, proprio non lo riesco a capire, perché se c'è un evento programmato, c'è una richiesta programmata, si occupa la piazza e si fa occupare una volta all'uno, una volta all'altro, oppure come la giunta giustamente ritiene opportuno. Ma se non c'è una richiesta da parte di nessuno, perché si lascia la piazza vuota in quello stato? Per affermare la possibilità di qualcun altro, di qualche altro soggetto, di occuparla, per dare un segnale all'esterno? Ecco, io questo non lo riesco a capire in quel contesto, perché poi la giunta ha comunque la facoltà, la possibilità e il diritto di programmare poi negli ambiti dei regolamenti comunali gli eventi che ritiene più opportuno nelle piazze. Quindi, sinceramente, il motivo per cui in quel contesto era necessario andare avanti in quella direzione, sinceramente non lo arrivo a comprendere, ma magari sono io che non ci arrivo. Viceversa, il problema di Piazza della Vittoria è un problema concreto, che non si risolve risistemando la fontana e risistemando il prato per il 25 aprile piuttosto che per il primo maggio, ma si risolve con delle adeguate e periodiche manutenzioni che sono necessarie per una piazza come quella, che poi, al di là di tutto, è comunque un punto dove gli empolesi quotidianamente passano. Al di là di questo, che non è uno dei motivi più importanti, il decoro in quella piazza è fondamentale anche per la presenza di quel monumento e dei legami che comunque la città ha nei confronti di quella piazza. Quindi, soprattutto anche considerando quanto
i soldi dei cittadini hanno pagato per quella piazza. Quindi una maggiore attenzione al decoro sarebbe sicuramente non solo auspicabile ma anche fondamentale. Grazie Burgherini. Allora, altra interrogazione, punto numero 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fabbrica Comune per la Sinistra relativa alla formazione professionale nel nostro territorio. Bartoli, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, questa interrogazione nasce, come si comprende bene, dagli accadimenti recenti che ci sono stati e che hanno segnalato questo problema all'attenzione di tutti. Dal 4 d'aprile il personale dell'ASEV è in cassa integrazione e la giustificazione ne è stato dato, appunto, fa riferimento al ritardo della programmazione regionale per i corsi di formazione che di fatto ha determinato un blocco della spesa su questo capitolo e dell'utilizzo dei fondi sociali, del Fondo Sociale Europeo. Questo territorio storicamente ha utilizzato i fondi europei in maniera, diciamo, virtuosa per quello che si può sapere, perché sono stati effettivamente spesi dal 2007 al 2013 14 milioni di euro, quindi una cifra consistente pari a circa 2 milioni l'anno, che sono di fatto investimenti che arrivano su questo territorio. Il passaggio delle competenze alla Regione pare che abbia bloccato il meccanismo, per cui dal 2013 non ci sono progetti di utilizzo di questi fondi e quindi chi rimane senza lavoro attualmente nel nostro territorio non vede offerto dal pubblico nessun aiuto a una riqualificazione professionale, a un ricollocamento, si deve soltanto iscrivere alle liste e basta, insomma. Allora, interrogazione chiede di sapere se l'amministrazione, anche in qualità di socio fondatore dell'ASEV, che da tutta questa situazione ovviamente va in sofferenza, era a conoscenza della situazione e come intende muoversi e quale sia il giudizio che dà su quanto sta accadendo, considerato che nel precedente periodo la programmazione degli interventi avveniva tramite il confronto in un'apposita commissione tripartita dove erano presenti sia l'amministrazione pubblica che le associazioni di categorie e sindacati e quindi le scelte erano indirizzate a seconda dei bisogni di questo territorio o perlomeno si tentava di fare così, se si è a conoscenza di come saranno concertati gli indirizzi nella nuova organizzazione della Regione Toscana e se è previsto che quest'area possa portare un contributo specifico in sede di programmazione. Per esempio, ho visto che è uscito un bando proprio in questi giorni, il primo che è riuscito, mi pare ieri o ieri l'altro, è però un bando sulla nautica che in questo territorio ovviamente nautica e logistica, ma logistica legata alla nautica, se non ho letto male, quindi è sempre porto, attività portuali di logistica, quindi a noi credo che non ci arrivi nulla, comunque. Dal momento che i bandi saranno presumibilmente bandi regionali al massimo di area vasta, come si intende operare per garantire che almeno una parte delle risorse del Fondo Sociale Europeo, che non potranno essere quelle del passato, ma che perlomeno una parte, sia effettivamente destinata ai bisogni di quest'area, se l'amministrazione intende attivarsi presso la Regione per sollecitare la messa a disposizione delle risorse e come si intende procedere con altre tipologie di iniziative di formazione che avevamo e che non è chiaro come potranno continuare. Qui si citavano i corsi di italiano, le attività di concerto con i servizi della ASL, l'inserimento di persone con problemi, per esempio nelle cooperative locali e così via. Grazie consigliere, chi risponde? Sindaco, prego. Allora, l'amministrazione era assolutamente informata sulle difficoltà che questo blocco, diciamo così, della normale programmazione dei fondi sulla formazione da parte della Regione sta creando su ASEV. Di questo argomento abbiamo discusso anche in sede di giunta dei sindaci dell'Unione dei Comuni e abbiamo altresì chiesto al direttore dell'Agenzia per lo Sviluppo di elaborare progetti che possano essere in qualche modo coerenti chiaramente sia con la mission dell'Agenzia sia con le normative vigenti in termini di affidamenti su argomenti di interesse comunque delle nostre comunità al fine anche di sostenere in questa fase, diciamo, straordinaria
transitoria e di difficoltà la nostra agenzia formativa. Nel frattempo, chiaramente, e ben prima che poi la notizia diventasse pubblica, ci siamo adoperati con ogni strumento possibile, a cominciare anche dalla richiesta di intervento da parte del consigliere regionale del nostro territorio, nei confronti della Regione per sollecitare e fare pressione sulla rapidità e sulla necessità di andare velocemente a ripristinare il meccanismo della erogazione di contributi tramite voucher individuali. Ci tengo però a dire una cosa, perché credo che si debba, come dire, provare a fare chiarezza fino in fondo. Questo ritardo e questa, diciamo, trasformazione nell'utilizzo dei fondi non ha niente a che fare con il processo di riorganizzazione della Regione. È il frutto di una scelta che in questo caso ha compiuto il Presidente della Regione di diciamo, mettere in discussione quello che per anni era stato un meccanismo consolidato di utilizzo di quei fondi. Poi non è questa la sede, forse non sta a me dire se sia giusto o se sia sbagliato, però non confondiamo le due cose, perché le due cose non hanno niente a che fare l'una con l'altra. Esatto, non c'entra niente, cioè sono proprio. Tant'è che questo rallentamento o blocco, che lo si voglia chiamare, comincia ben prima del processo di trasferimento delle funzioni alla Regione, che ha poi le sue criticità, se vogliamo se ne discute, però no, in questo caso no, non è quello il problema. Noi chiaramente, oltre, diciamo, al lavoro di pressione e di sollecitazione sia nei confronti dell'assessore Grieco sia nei confronti del Presidente, abbiamo poi anche però continuato a discutere del fatto che questo territorio, anche all'interno di una geografia diversa, debba continuare ad essere considerato come una unità funzionale, diciamo così, perché quella storia che citava anche la consigliera Bartoli di gestione in autonomia e di programmazione in autonomia di quelle che erano le esigenze del territorio va assolutamente salvaguardata, e da questo punto di vista c'è piena, come dire, sintonia anche da parte di quelli che fino a ieri erano dirigenti funzionari in carico alla ex provincia di Firenze e oggi sono dirigenti funzionari cosiddetti in avvalimento da parte della Regione Toscana, perché poi voi sapete che su questa materia, a differenza di tutte le altre funzioni che sono passate in toto e a pieno titolo dalle province alla Regione, c'è un meccanismo un po' di sospensione anche in attesa di capire se da parte del Governo ci sia effettivamente la volontà di andare a creare questa agenzia nazionale e tutto quello che ne conseguirà. Ecco, l'ultima considerazione rispetto alla domanda che veniva fatta sui corsi. I corsi di italiano per stranieri sono attualmente in svolgimento presso ASEV e non dipendono da quella linea di finanziamento e da quei bandi. Le risorse sono le risorse della gestione associata, quindi sono risorse dei comuni e sono utilizzate a seguito di un affidamento fatto con gara. Nell'ambito della riorganizzazione regionale è in corso un bando sull'inclusione sociale, che però è gestito dalla Società della Salute, ma anche di questo sapete, non c'entra niente l'ASEV, si è fatto un altro tipo di percorso. Non so se ho risposto, però. Grazie Sindaco. Vorrei però che fosse chiaro questo punto, che è un argomento assolutamente da attenzionare da parte nostra, da parte di tutti i consiglieri,
Senza ombra di dubbio c'è la necessità di far presente alla Regione, al Presidente prima di tutto, che anche di fronte ad una volontà, diciamo, riformatrice dell'utilizzo di questi fondi, in parte credo anche condivisibile, perché penso sia anche giusto fare una valutazione di quanto effettivamente quei corsi di formazione poi portassero a delle opportunità individuali, oppure fosse un modo, diciamo, per alimentare il sistema e basta, però ecco, se questa decisione non viene presa in tempi utili, poi si rischia che non si faccia niente di meglio di quello che si faceva prima e non si fa nemmeno quello che si faceva prima. Però il filone della discussione, purtroppo per fortuna non lo so, non è legato alla riorganizzazione delle funzioni. Questo. Grazie Sindaco. Beh, sì, ringrazio e prendo atto anche dell'impegno che si annuncia di tenere, perché credo sia estremamente necessario su questa materia. Tra l'altro condivido anche, cioè non mi scandalizzo che si vada a metterci le mani, perché effettivamente criticità ce n'erano sulla efficacia di quello che si faceva, e non è che era tutto rose e fiori, voglio dire, quindi sicuramente, però ecco, quello che spaventa è la perdita d'autonomia del territorio e che va presidiata, e quell'altro che spaventa è il tempo che passa, perché poi questi finanziamenti non è che ce li lasciano lì all'infinito, alla fine l'Europa se li ripiglia, se non sbaglio, oppure insomma, e qui si vede ben poco, perché poi dalla dichiarazione dell'assessore che diceva che partiva tutto, ma adesso è uscito questo bando, ma sui voucher, se non ho capito male, non è uscito niente, e quindi di questo bando per noi è come se non fosse uscito niente di fatto, e quindi insomma, ecco, è una materia da presidiare. Grazie Bartoli. Allora, punto numero 7, l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fabbrica Comune per la Sinistra relativa all'utilizzo del parcheggio a pagamento in prossimità della stazione ferroviaria. Chi lo illustra? Bartoli. Va. Sempre io. Allora, no, questa è una cosa che ci è stata segnalata e che si è potuta anche constatare, che è l'utilizzo molto parziale, molto limitato del parcheggio in prossimità della stazione, quello costruito a suo tempo, quello multipiano, costruito a suo tempo dall'amministrazione comunale, passato poi alla società che gestisce i parcheggi per le Ferrovie dello Stato, e che risulta praticamente il piano di sopra quasi sempre completamente vuoto. Quindi molto parzialmente utilizzato. Ora, questo che vuol dire? Vuol dire che chi utilizza il treno nel nostro territorio e non mette la macchina lì, sicuramente mette la macchina da qualche altra parte e utilizza quindi spazi che nella nostra programmazione, al momento in cui facemmo quel parcheggio, dovevano rimanere per altre funzioni, per chi va a fa spesa, per chi vuole andare in centro. Quindi si chiede all'amministrazione se ha focalizzato che c'è questa situazione, che probabilmente dipende da una gestione del parcheggio, non lo so, fa delle ipotesi, da una gestione del parcheggio che non viene sufficientemente incontro alle esigenze dei pendolari, e se ha intenzione quindi l'amministrazione di attivarsi presso le ferrovie per ottenere qualche modifica di questa situazione che possa favorire un utilizzo maggiore. Noi, quando l'avevamo in gestione, noi credo che fosse gratuito per chi aveva l'abbonamento al treno. Non so se può essere gratuito, ma insomma, forse ci saranno da rivedere le tariffe, la modalità di tariffazione, non lo so. Se comunque l'amministrazione ha chiaro che lì c'è un sottoutilizzo di un parcheggio che doveva risolvere una serie di problemi, e quindi di conseguenza è la città che risponde a quella necessità, e se ha intenzione di farlo presente a Ferrovie perché provi a metterci un rimedio. Grazie. Chi risponde? Vice Sindaco. Prego. Sì, grazie. No, la situazione è conosciuta, lì ci sono due tipi di criticità. La prima è che effettivamente, soprattutto in certe ore del giorno, mentre il piano terra è sempre completamente occupato, il piano superiore, ora completamente vuoto no, ma diciamo è occupato in certe ore del 50%, in certe ore anche meno. La notte è completamente vuoto, ma la notte è piuttosto normale. L'altro, abbiamo un problema di decoro, perché così come è tenuto e anche gli interventi di pulizia vengono fatti da Metropark, che è la società che gestisce il parcheggio. Metropark è una società di RFI, non è una società privata, con la quale il Comune di Empoli ha una convenzione sottoscritta nel 2007 che regola appunto il passaggio a questa società
di RFI della gestione. Quindi c'è questo due ordini di problema. Relativamente alla tariffa, quella convenzione sottoscritta nel 2007 prevedeva, perché erano anche tempi diversi, perché negli ultimi anni qualcosa è cambiato nell'utilizzo anche del parcheggio, prevedeva, il Comune si era garantito che loro non potessero aumentare i costi, che mettessero delle tariffe superiori a quelle che sono le tariffe che invece l'amministrazione pratica nelle zone a parcometro. E quindi attualmente, e che comunque ci fossero delle agevolazioni, perché gratuito non è mai stato per chi ha gli abbonamenti ferroviari, ci fossero delle agevolazioni per chi ha l'abbonamento ferroviario. Ad oggi, come su tutto il resto del territorio, la convenzione prevede che viene pagato 0,70 euro come tariffa oraria, 4 euro tariffa giornaliera ad oggi, perché è cambiato, 4 euro come tariffa giornaliera. Resta invariato la tariffa per chi ha l'abbonamento al treno, che resta di 10 euro mensile. Ora, noi abbiamo in corso dei contatti con RFI legati anche ad altre situazioni, e all'ordine del giorno di questi contatti c'è prima di tutto il decoro, perché così come lo tengano non siamo assolutamente soddisfatti, e poi vorremmo riparlare anche di attuare sistemi che possano consentire, certo se i cittadini non lo usano significa che forse la tariffa non è idonea. È anche vero che molto probabilmente Viale Bozzi offre tanti posti auto, la stessa via 11 febbraio offre tanti posti auto, e quindi contrariamente a quello che si pensa la possibilità di parcheggiare c'è, insomma, ecco, non è che è. Però sono in corso contatti per questi due tipi di criticità. Grazie Vice Sindaco, la replica. Mi fa piacere sapere che ci sono contatti, e poi si vedrà come vanno a finire. Però era gratuito, c'era per gli abbonati mensili era gratuito quando l'avevamo direttamente. E tra l'altro a me risulta 16 euro mensili ora, però può darsi che sia sbagliato. Bene. No, controlliamo questa cosa, la controlliamo. Bene, grazie Bartoli. Allora, ci sarebbe ora l'inizio della discussione delle delibere. La prima delibera sarebbe il punto numero 8, che è il piano finanziario. Allora, vi rubo qualche minuto nella speranza di risparmiarmi delle ore. Il Presidente ci ha telefonato l'altra settimana chiedendoci e avvisandoci che c'era 3 delibere da mettere nell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, e che, erano 3 delibere da fare in tempi, insomma, erano necessarie e si potevano inserire nel contesto, proponendo con mia adesione anche di non fare capogruppo. Certo, non pensavo che ancora una volta si sarebbero messe nel mezzo della discussione, poi addirittura sono diventate 5, e ancora una volta tutte le mozioni, gli ordini del giorno, le mozioni sono andate a slittate e come sempre rischiano di essere discusse dopo mezzanotte. Allora, il nostro problema è questo: le opposizioni hanno solo le mozioni e gli ordini del giorno per fare il loro mestiere, perché sono con le mozioni e gli ordini del giorno che in gran parte si può mettere a discussione delle cose che sono pensate prioritarie da parte dell'opposizione.
Il nostro regolamento prevede che una volta che noi abbiamo sospeso il Consiglio, si riparte, di norma si riparte completando l'ordine del giorno fino all'esaurimento e poi si attacca con un nuovo eventuale ordine del giorno. Prevede anche la possibilità del Presidente di modificarlo. Il fatto che prevede la possibilità del Presidente chiarisce che è una cosa straordinaria, se no lo farebbe normalmente la Capigruppo. Il Presidente, come tutti i regolamenti intelligenti, si lascia una via d'uscita. Se c'ho un'emergenza, a chi può fare questa cosa? La faccio fare all'arbitro, al Presidente, a colui che è sopra le parti, e quindi di conseguenza se c'è un'emergenza di qualsiasi genere può fare questa cosa. La motiva, e qui bisognerebbe averla anche questa motivazione, che dovrebbe essere, diciamo, legata a un'emergenza, a un evento che si determina perché non era programmato. In realtà si discute dell'IMU, della TASI, del finanziario, del piano finanziario di pubblico ambiente, non possiamo sostenere che è un'emergenza. Lo dico perché veramente, guardate, il nostro problema è essere utili. Voi dovete comprendere lo sforzo che facciamo, e lo facciamo volentieri perché crediamo nella democrazia, di tenere sempre alta o alto, delle volte ci si riesce di più, delle volte non ci si riesce, il contenuto della discussione qui dentro, perché con la nuova legge che dà la maggioranza assoluta anche a chi prende un voto di più alle elezioni, le assemblee elettive potrebbero anche essere inutili se non riusciamo in qualche maniera a far fruttare questi momenti per esprimere dei pensieri. Non dico che oggi le mozioni all'ordine del giorno che abbiamo oggi sono, diciamo, però è il nostro sistema con il quale riusciamo a porre all'attenzione di chi amministra le cose che noi riteniamo di volta a volta più importanti. Dobbiamo, quindi, non possiamo continuare in questa maniera, perché se no siamo costretti, per questo dicevo, spero che questo minuto che vi occupo possa salvare delle ore, perché se no l'atteggiamento allora diventa di tipo ostruzionistico. Allora l'unica cosa che possiamo fare, quella di tipo ostruzionistico, guardate, siamo bravissimi a parlare 5 minuti su qualsiasi argomento, 5 per 9 fa 45, non se ne esce più, e poi alla fine, quindi ci vuole delicatezza, ci vuole attenzione, non si può sempre discutere le mozioni 2 mesi dopo e sempre dopo mezzanotte. E soprattutto, Presidente, lei si... Ottevia, perché se no... Fatti un esame di coscienza, cioè quando il regolamento dà la possibilità al Presidente di interpretarlo, di attuarlo, perché lo deve fare nello spirito, non di parte, nello spirito di colui che è sopra le parti, di garanzia per tutti. Tutte le volte non è possibile, ecco, facciamo così, tagliamo la corta, fatti un esame di coscienza, quanto ti senti effettivamente in questo ruolo di arbitro e quanti ti senti oggettivamente facente parte della maggioranza e dell'amministrazione stessa? Perché non dobbiamo né impedire all'amministrazione o ritardare l'amministrazione, ma neanche impedire all'opposizione di fare il suo ruolo, che cerca di farlo con, vi assicuro, con un'attenzione. Fra l'altro c'è anche una grande fortuna qui dentro, che quasi tutti i gruppi d'opposizione, se non veramente tutti, sono anche privi di un partito politico di appartenenza di tipo nazionale, e quindi non hanno neanche grosse
come si dice, aspettative di poi farsi grandi e dire, visto? Quindi, come facciamo? Facciamo uno sforzo tutti quanti e cerchiamo di superare. Se no, il mio amico Umberto, che incolpevolmente, per questa volta incolpevolmente, non è che ho lasciato solo perché c'era l'ottimo Andrea, ma Andrea era la sua prima capigruppo e non ha vissuto come noi questa sensazione che le nostre mozioni, i nostri ordini del giorno siano sempre rimandati. Il mio amico Umberto telefona e dice: io non ci vado più alla capigruppo, non serve a nulla, rifacciamo la capigruppo, rifacciamo l'ostruzionismo, siccome io non voglio perdere tempo, voglio fare le cose per bene, ti chiedo prima di tutto di motivare perché hai alterato la normale procedura di finire l'ordine del giorno. Dacci una motivazione. E poi di ripensare veramente, di stare attenti a queste cose, perché se no poi si genera un problema con tutte le opposizioni. Allora, rispondo perché evidentemente sono stato chiamato in causa. Dunque, è vero che inizialmente, quando erano state presentate tre, mi sembra, delibere, la proposta di discussione di tre delibere, avevo iniziato a fare un giro di telefonate chiamando prima la consigliera Bartoli e poi il capogruppo Morelli, dicendo appunto che c'erano queste due delibere e probabilmente, essendo due delibere, non importava di fare la conferenza, ma di passarle direttamente in commissione. Contemporaneamente mi è stata fatta presente la necessità di inserire all'ordine del giorno altre due delibere, diventavano cinque a questo punto le delibere. Dopodiché, ho ritenuto necessario riconvocare la conferenza di gruppo, a cui erano presenti il consigliere Poggianti, il consigliere Vacchiano, era presente il consigliere Ancillotti, era presente il consigliere Falorni in sostituzione di Mazzantini. Nell'ambito della discussione sulle delibere è stato, dopo diciamo, ampia discussione su quello che poteva essere l'ordine del giorno, è stato in conferenza deciso e concordato questo ordine del giorno, tenendo presente, e eventualmente posso far andare a prendere il verbale della conferenza ultima, tenendo presente che qualora si fosse andati in tempi eccessivamente lunghi, sarebbe stato riconvocato un consiglio a breve per la discussione in termini e in modalità utili dei punti eventualmente rimasti. Io personalmente ero del parere di cercare di fare in modo di terminare tutti i punti all'ordine del giorno, però la conferenza ha valutato di concerto di rimandarli ad un consiglio a breve. Se non sbaglio c'è il segretario qui accanto, può confermare questo. Detto questo, è stato stilato l'ordine del giorno. Sul fatto che io mi senta al di sopra delle parti, personalmente sì, io cerco e mi sono sempre sforzato, l'ho fatto, lo sto facendo e lo farò, di seguire quello che prevede il regolamento. Il regolamento prevede alcune prerogative che sono di diritto del Presidente del Consiglio Comunale. Personalmente non ho mai fatto uso esclusivo delle prerogative che il regolamento mi mette a disposizione, ma ho sempre preferito discuterne in seduta congiunta e soprattutto in particolare nella conferenza di gruppo. Quindi, se mi si dice te prendi decisioni al di sopra di quelle che sono i diritti di tutti i gruppi di consigliari, ritengo di no. Quindi, se mi dici ti senti garante del regolamento e quindi garante dei diritti di tutti i gruppi consigliari, sì, perché se io avessi, fra virgolette, con un termine brutto, voluto, avrei potuto far prevalere
quelle che sono le mie prerogative. Non l'ho fatto, non lo sto facendo e non lo farò in futuro. Ho sempre seguito un certo indirizzo e continuerò a seguirlo. Nel merito del punto di stasera, quindi dell'ordine del giorno, il capogruppo Morelli ha sollevato una mozione d'ordine. Non decido io, ma come prevede il regolamento, ci sono sulla proposta di Morelli di variare l'ordine del giorno, ci sono un intervento per quanto a favore della mozione d'ordine, un intervento contrario alla mozione d'ordine, dopodiché il Consiglio vota in maniera palese. Questo è quanto prevede il regolamento e mi sembra che la decisione rimandata, demandata al Consiglio, con ognuno che dichiara le proprie posizioni, sia la cosa più logica. Quindi, se ci sono interventi a favore della mozione d'ordine, ce ne sono? Non ce ne sono? Sono. Faccio io. Prego, la chiamo. Ma il mio intervento ovviamente non fa che replicare quello che ha detto Damasco precedentemente. Io in capigruppo c'ero, io in capigruppo ho chiesto che venisse rispettato il regolamento e che si facesse la prosecuzione del Consiglio Comunale interrotto e quindi andando a mettere la parte che viene messa dalla Giunta in fondo al Consiglio. Questo non per sminuire ovviamente il valore delle delibere, ma solo perché il regolamento andrebbe rispettato, perché è l'unica garanzia che abbiamo. Se non ci piace, questo l'ho detto in capigruppo, il regolamento in alcuni punti lo possiamo variare, lo cambiamo, altrimenti cerchiamo di rispettarlo. Ovviamente io non ho cercato di imporre per forza la mia volontà, alla fine ho lasciato correre e lì probabilmente ho sbagliato, perché ho dato per, ho come dire, tirato remi in barca e da lì infatti poi ho fatto la telefonata agli altri capigruppo dicendo che per me la conferenza capigruppo era totalmente inutile, perché tanto alla fine o si trova una quadra per come decide, diciamo, la parte maggioritaria, o se no non si va da nessuna parte. Il Presidente per questa volta non è stato, secondo me, molto super partes, perché da subito ci ha spinto nella direzione di variare, quindi di cambiare la parte regolamentare e fare l'ordine di giorno come è stato messo ora. A come leggo il regolamento io, qui c'è scritto che gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza consiliare sono iscritti con precedenza all'ordine dei lavori della seduta successiva, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio. La capigruppo è una chiacchierata, è una chiacchierata. È una chiacchierata, un chiarimento fra di noi e se si trova una quadra, ben venga. La quadra non si può trovare sempre nella direzione che vuole la maggioranza. Quindi, per quello che riguarda me e per quello che riguarda noi, la quadra sarebbe che si rispetta il regolamento. Grazie. Intervento? Altri interventi? Sì, sulla mozione d'ordine uno a favore e uno contro. Poi c'è sulla proposta di modifica dell'ordine del giorno, quella però è un'altra cosa, è un altro articolo, non mi ricordo quale. Allora, può essere chiesta una variazione dell'ordine del giorno, a quel punto è un intervento di 2 minuti a gruppo e poi comunque si vota. Quindi ora Morelli ha presentato una mozione d'ordine per cui è un intervento a favore e un intervento contro. Ci sono interventi, l'intervento a favore della mozione d'ordine è stato fatto, ci sono interventi
non ce ne sono. Allora. No. Sulla mozione d'ordine c'è un intervento a favore e un intervento contrario alla mozione d'ordine presentata. L'intervento di 2 minuti a gruppo è nel caso che qualcuno chieda, anche un consigliere può chiedere la variazione dell'ordine del giorno. Ci sono interventi? Prego, Mazzantini. Sì, allora io volevo dire un paio di cose. La prima, con grande... mi dispiace perché è una cosa che ho già detto in passato più volte, ma d'altra parte il capogruppo Morelli ha fatto in qualche modo un appello alla coscienza. Ora, io lo dico non rispetto al Presidente del Consiglio, del quale peraltro credo abbia dato ampia dimostrazione di essere un soggetto terzo e garante dell'istituzione che rappresenta, ma cioè, mi sembra inaccettabile che continuamente si faccia appello alle coscienze o ci si rivolga a fare esami di coscienza. È stato rivolto più volte anche dai banchi dell'opposizione, ma anche della maggioranza recentemente. Cioè, qui si deve dare tutti per scontato che siamo nell'esercizio delle proprie funzioni, ciascuno in quelle che esercita, con lo spirito che richiedono quelle stesse funzioni, altrimenti se si hanno elementi per dimostrare che così non è, si faranno valere nelle sedi opportune, ma rivolgersi a una carica istituzionale dicendo fatti un esame di coscienza per capire se davvero eserciti la tua funzione così come dovrebbe essere esercitata, mi pare francamente poco accettabile, salvo che ci siano elementi tali che consentano una tale accusa, che nel caso di specie poi davvero non capisco quali siano. Dopodiché, questa era la premessa, io però quello che vorrei evidenziare è il ruolo della conferenza capigruppo. Anche qui, la colpa è quella, se ho capito bene, che c'era soltanto il capogruppo Vacchiano e il capogruppo Poggiante, la sua prima esperienza, non memore dei pregressi di questo mandato. Se c'era soltanto 2 esponenti delle opposizioni, evidentemente gli altri gruppi non hanno mandato nessun sostituto a rappresentare il proprio gruppo. Evidentemente chi c'era avrà fatto valere le proprie posizioni, ma a me il consigliere Falorni, che mi sostituiva proprio in quella sede, mi ha fatto presente quella che era la posizione uscita da quella conferenza, e se la conferenza prende una posizione o la conferenza rivede la posizione oppure quella è la posizione, perché se tutte le volte si torna sopra alle posizioni sono uscite da una conferenza capigruppo, credo abbia poco senso anche la conferenza capigruppo. Cioè, io sto ancora aspettando. Posso? No, scusi, Presidente, però vorrei finire prima, perché poi ciascuno dirà quello che vuole dire. Tanto faccio recuperare il verbale, prego. Quindi, se la conferenza capigruppo è uscita con la posizione che il Presidente ci ha ricordato stasera, per noi quella è la posizione da tenere e da portare avanti in questa sede, almeno questa sera e relativamente a questo Consiglio. E poi ogni volta sarà la conferenza capigruppo a affrontare le questioni relative all'ordine dei vari punti di ogni Consiglio e a uscirne con una posizione che sarà verbalizzata ovviamente come tutte quelle che sono le sedute della conferenza, e così poi si procederà al consiglio successivo, perché altrimenti davvero ha poco senso fare la conferenza capigruppo. Quindi la nostra posizione è una posizione di voto contrario alla mozione d'ordine per i motivi che ho appena detto. Bene, grazie. In attesa che il segretario recuperi, anzi riporti il verbale dell'ordine del giorno che è stato stilato, volevo sottolineare anch'io che al consigliere Vacchiano che io non ritengo, e mi dispiace che lui ritenga la conferenza per gruppo una chiacchierata inutile, perché non lo è. È chiaro che la conferenza per gruppo serve per uno scambio di idee, scambio di opinioni, scambio di pareri, scambio di posizioni su quella che è l'organizzazione del Consiglio. La conferenza per gruppo non decide a maggioranza, perché il regolamento non prevede una votazione a maggioranza all'interno della conferenza per gruppo, ma riporta una decisione che viene condivisa fra i capigruppo. È chiaro che non sempre si possono
trovare opinioni concordi su tutti gli argomenti. Quindi il regolamento prevede che in caso di non coordinamento e di, sulle decisioni prese dal capigruppo, sulle posizioni del capigruppo, sia il Presidente che decide, dà questa prerogativa al Presidente. Personalmente, anche in questo caso, ritengo di non aver mai fatto prevalere questa posizione su quello che è la discussione del capigruppo, ma che si sia sempre arrivata ad una decisione condivisa. Poi, condivisa con punti di divergenza è probabile, è quello così. Però la condivisione della decisione della conferenza mi sembra ci sia sempre stata. Quindi senza che io abbia fatto valere mai preordinatamente quelle che sono le prerogative che il regolamento mette a disposizione. Allora, io ho qui il verbale della conferenza del capigruppo, chiaramente è un verbale, non è la trascrizione registrata della conferenza, ma è la trascrizione degli appunti che il segretario prende durante la conferenza. Ve la leggo. Presenti Bagnoli, Falorni, Permazzantini, Ancillotti, Vacchiano, Poggianti. Assenti Ciolli, Morelli, Bartoli. Presente l'assessore Andrea Taddei, segretario verbalizzante dottoressa Rita Ciardelli. Il presidente Bagnoli espone gli argomenti per il Consiglio Comunale del 28 aprile 2016 così come segue. La convocazione del Consiglio Comunale il 28 aprile viene fatta domani mattina 22 aprile. Ci sono successivamente le interrogazioni che non sono state discusse nel precedente Consiglio Comunale e qui apro una parentesi che poi ripresa dopo. Il regolamento prevederebbe un'ora per le interrogazioni, abbiamo deciso in conferenza poi di evadere tutte le interrogazioni che sono state presentate. I punti, secondo quella che era la mia opinione, vanno fatti tutti. Vacchiano, facciamo prima i punti rimasti. Presidente, alcune delibere sono importanti, si arriva a discutere argomenti importanti in tarda serata. Assessore Taddei, si può anche decidere di fare due consigli. E il Presidente assente, nel senso che è d'accordo. Non. Vacchiano, si chiede di programmare scadenze prestabilite, se poi non c'è niente non si fanno consigli. Il Presidente precisa come la programmazione dei consigli comunali senza conoscere prima i punti non sia efficace e insiste sul fatto che le interrogazioni e le interpellanze dovrebbero essere presentate nel tempo e non solo allo scadere del termine per la convocazione del Consiglio. Questo è un discorso che con Vacchiano abbiamo anche fatto diverse altre volte. Chiarisce quindi che fare prima le interrogazioni e le mozioni rimanenti al precedente Consiglio potrebbe provare osservazioni proprio da parte della minoranza per il fatto che si discutano argomenti importanti ad ora tarda, perché in altre occasioni, e questo lo feci anche presente in conferenza, era stato fatto rilevare che quando si facevano consigli molto lunghi, si arrivava a discutere di delibere di importanti in momenti o in tempi in cui c'era una situazione di evidente stanchezza e quindi non favorevole a quella che era la discussione proficua sugli argomenti e sulle delibere in discussione. Segue discussione, in seno alla quale Vacchiano insiste per trattare preliminarmente gli argomenti del precedente Consiglio Comunale, non per ostacolare, ma in ragione del fatto che trattasi di questioni che attendono di essere discusse da molto tempo. Falorni insiste nella necessità di trattare prima i punti relativi alle delibere, data la loro importanza. Poggianti propone di trattare i punti diversi delle delibere in altro Consiglio. L'assessore Taddei elenca i punti che dovranno essere trattati nei consigli comunali prossimi, quali il consuntivo, il piano delle antenne, i PUA, ipotizzando di fare due consigli a maggio e uno a inizio giugno. Dopo ampia discussione si definisce di fare tutte le interrogazioni, tutte le delibere, le mozioni sino a mezzanotte e se si superasse la mezzanotte con le delibere la conferenza deciderà in seduta il da farsi, si faranno due consigli a maggio e uno ai primi di giugno. Intorno al 12 di maggio, eventuali restanti ordini del giorno e gli altri punti che sarà necessario iscrivere, cioè questo per non questi, riferito a questi punti qui, ma a quelli che dovranno venire. A questo punto, ultimate le discussioni in merito al Consiglio Comunale, il consigliere Poggianti, questo è un altro argomento che poi si discuterà nella prossima conferenza, di aumentare da 7 a 9 componenti, questo non riguarda esattamente il Consiglio di stasera.
Consigliere Pugnato, il Presidente precisa che la composizione della Commissione Strategica del Consiglio. Alle ore 20, durante la discussione, esce l'assessore Taddei. Consigliere Poggianti insiste sulla carenza di rappresentanti di centrodestra, rappresenta una discriminante, ma siamo già d'accordo, poi ti spiegherò di discutere alla prossima. Il consigliere Falorni si riserva di comunicare l'esigenza al suo capogruppo. Il Presidente precisa che la discussione sull'argomento, quello che riguarda la richiesta di Poggianti, sarà